Buonasera, bentrovati. Come sempre ogni venerdì siamo in onda per parlare di famiglia con l'armonia della vita. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite numerosi in vista di questo importante appuntamento del prossimo mese di giugno, il 10° incontro mondiale delle famiglie che vedrà riunite a Roma per larga parte, ecco, tante persone provenienti da ogni parte del mondo. E noi con questo programma vogliamo metterci a servizio anche di questo incontro mondiale. Lo facciamo come sempre con la presenza fissa in studio del carissimo Don Vincenzo D'Arenzo. Ben trovato. Grazie, un saluto a te e un saluto a tutti coloro che ci vedono e ci ascoltano. Bene, Don Vincenzo, tra poco il nostro studio si popolerà come sempre di esperienze, di storie, di persone. Lo faremo collegandoci con la Sicilia, ma anche con la terra di Francesco, con Assisi. Ma prima di tutto questo vogliamo introdurre quello che è il tema della nostra puntata. Chi ci segue in maniera assidua ricorderà che stiamo un po' analizzando l'esortazione apostolica di Papa Francesco dedicata alla famiglia, all'Amoris Laetitia, e siamo giunti al 5° capitolo, l'amore fecondo, un argomento molto bello, molto interessante che noi cercheremo, ecco, a grosse linee purtroppo, ma cercheremo di essere davvero molto molto concreti nell'affrontarlo. Ma prima di tutto ciò, allora, lasciamo la parola a Papa Francesco e al video preparato dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, in collaborazione con il Dicastero Vaticano per la comunicazione, proprio su questo argomento. Vediamolo insieme. Enrico e Francesca, siamo sposati da 28 anni, abbiamo 7 figli, siamo di Venezia, ma siamo in missione a Bridgeport. L'amore dà sempre vita. L'amore coniugale non si esaurisce all'interno della coppia, ma genera una famiglia. L'amore per la vita è cresciuto dentro di noi sin da piccoli, provenendo da due famiglie numerose. Nei primi anni del nostro matrimonio, in seguito a due aborti spontanei e due interventi chirurgici all'utero, i medici ci dicono che sono sterile. Grazie a questi 7 anni così sofferti, in cui abbiamo sentito il sostegno della Chiesa, della nostra comunità neocatecumenale, dei nostri catechisti, sentiamo che Dio ci chiama ad essere fecondi, ad aprirci alla vita, al suo piano per noi, e adottiamo in Russia il nostro primo figlio Emanuele. La famiglia si genera e si accoglie la vita. Ogni figlio che arriva è un dono di Dio. Ogni bimbo va accolto perché figlio, in ogni caso, in qualunque circostanza, è figlio, è figlia. L'amore dei genitori è strumento dell'amore di Dio, che attende con loro la nascita di ogni bambino. Lo accetta, lo accoglie così com'è. Ad ogni donna che aspetta un bimbo dico: tu sei un meraviglioso strumento di Dio per accogliere e offrire al mondo una nuova vita. L'accoglienza di questo figlio ci guarisce, ci risana e ci sentiamo amati e perdonati da Dio. Ciò che segue è grazia. Dopo pochi mesi dall'adozione resto incinta, nasce Giosuè, poi Miriam, Benedetta, Israele, Simon Pietro e Natanaele, insieme ad altri 5 aborti spontanei che sono gli angeli che ci aspettano in cielo. Nel 2005, colmi di gratitudine e di gioia, ci offriamo disponibili e veniamo inviati dal Santo Padre Benedetto XVI come famiglia in missione. L'adozione è una scelta cristiana. Adottare e donare una famiglia a chi non ce l'ha. Ed è l'atto di amore con cui un uomo e una donna diventano mediatori. Mediatori di che? Dell'amore di Dio. Dio tramite loro dice: anche se tua madre ti dimenticasse, io invece non ti dimenticherò mai.
Nella missione con i nostri figli viviamo come una famiglia normale, portando la testimonianza dell'amore di Dio alle persone che incontriamo nel nostro cammino, così, annunciando con la nostra vita che Cristo è risorto e ha vinto la morte. E allora abbiamo ascoltato questo bel video con le parole di Papa Francesco della famiglia che ha offerto la propria testimonianza. Io, Don Vincenzo, allora vorrei partire dalla lettura proprio dell'introduzione del capitolo quinto di Amoris Laetitia, che davvero offre delle problematiche ma anche delle soluzioni molto importanti. Dice il Papa: l'amore coniugale non si esaurisce all'interno della coppia. I coniugi, mentre si donano tra di loro, donano al di là di se stessi la realtà del figlio, riflesso vivente del loro amore, segno permanente dell'unità coniugale, sintesi viva ed indissociabile del loro essere padre e madre. Queste sono le parole di Papa Francesco. Poi il Papa dice: i figli sono gioia, sono dono, sono responsabilità. Ecco allora, Don Vincenzo, visto che noi siamo in un periodo in cui purtroppo la denatalità è davvero crescente, lo vediamo dai dati che vengono diffusi in maniera così frequente dagli istituti di statistica, ecco, come possiamo parlare di questo problema, se problema lo possiamo anche chiamare? Ma dobbiamo fare un appello grande al cuore dei papà e delle mamme, al cuore delle mamme che, quando portano nel proprio grembo una vita nuova, vivono una realtà estremamente bella. Non c'è mamma che questo non lo dica come esperienza sua personale, ma anche come comunicazione di una gioia che traspare a volte dal viso. Purtroppo la società, le realtà che viviamo, le difficoltà che pure ci sono, a volte ci fanno sentire la nascita di un nuovo figlio come un peso. Spesso prevale più l'aspetto materiale. Oggi, per crescere i figli, mi sono sentito spesso ripetere da famiglie: ci vogliono i soldi. Ed effettivamente, se dovesse mancare un lavoro, se non ci dovesse essere una casa sicura, questo può essere un problema. Ma il figlio non è mai un problema. Il figlio veramente è un prolungamento del proprio amore, e lo è in modo anche, starei a dire, fisico e psichico insieme, oltre che morale e spirituale. La donna porta in sé per 9 mesi una vita nuova che, per quanto li vede partecipare in questa relazione anche fisica, ecco, la donna percepisce che è qualcosa di diverso da sé. È una vita che si prolunga. È un dono ricevuto, ma anche un dono da dare. La donna capisce che il figlio non può essere solamente una sua proprietà. E quando il bambino è nato e il papà lo prende tra le braccia, un po' lo accennevamo anche in qualche incontro precedente, il papà assicura, quasi in un certo qual modo prolunga, ecco, quella sicurezza del figlio nel grembo materno, lo prolunga attraverso le sue braccia e il suo amore. E quindi il figlio non può essere un problema, è una realizzazione di questo amore, un amore che trova già nella relazione di coppia le sue dimensioni più importanti, ma che trova la sua grandezza, la sua espansione massima, proprio in un amore reciproco tra uomo e donna, aperto alla vita, come dono per sé e dono per tutti. Il problema però, Don Vincenzo, rimane. I figli è difficile, ecco, in qualche maniera dobbiamo scontrarci, ecco, con questo problema materiale. Ecco. Quale consiglio potremmo dare a chi ha in mente, magari nel cuore, l'intenzione, ecco, di allargare la propria famiglia, ma poi si trova davanti a situazioni, ecco, che purtroppo magari non lo permettono? Ma sono indicazioni si dovrebbero dare al mondo politico, al mondo economico, e dire di rimettere al centro le persone piuttosto che gli interessi di alcuni. Però questo è un discorso grande. Certo. Ecco, noi possiamo rivolgerci oggi a tante persone, e io dico che superare le paure è importante. Superare le paure che provengono anche da una non sicurezza stabile.
ma forse il superamento deriva più che altro da questo. Ai figli noi possiamo assicurare, noi nel Meridione siamo specialisti in questo, la casa, il dare delle sicurezze materiali, e quando questo in prospettiva non le vediamo come possibili, a volte ci ritiriamo e quella paura un po' ci dà, prende il sopravvento, certo, nella nostra vita. Ecco, essere capaci di vedere il figlio come dono significa imparare a saper dare quello di cui il figlio ha bisogno. La casa, il figlio, se la deve costruire pian piano, quando i genitori gliela possono dare, ben venga, ma quando non è possibile, e il lavoro dei figli, della nuova famiglia che si costruisce. Certo, non si possono negare i problemi di oggi. A volte tanti ragazzi non si sposano perché non possono, sentono di non poter dare una dignità vera, autentica alla propria famiglia. Però questo può diventare una prigione. Le paure sono sempre delle prigioni. Fidarsi di Dio e contare sul proprio impegno e sulla propria buona volontà sono due indicazioni forti su cui da presentare ai giovani e alle famiglie di oggi. Parole chiare, io direi anche parole di speranza, permettimi anche questo tipo di aggettivo, perché davvero c'è bisogno di qualcuno che queste cose le dica, e che le dica anche in maniera molto chiara. Noi ci stiamo provando a farlo, tu l'hai fatto davvero, Don Vincenzo, in maniera molto chiara in questa serata. Allora noi, Don Vincenzo, vogliamo metterci di nuovo all'ascolto di Papa Francesco, lo facciamo con la voce di Anna Maria Salvemini e le parole tratte ancora da Amoris Laetitia, le ascoltiamo insieme e poi ritorniamo in studio. Ogni nuova vita ci permette di scoprire la dimensione più gratuita dell'amore, che non finisce mai di stupirci. È la bellezza di essere amati prima. I figli sono amati prima che arrivino. Questo riflette il primato dell'amore di Dio, che prende sempre l'iniziativa. Con la testimonianza e anche con la parola, le famiglie parlano di Gesù agli altri, trasmettono la fede, risvegliano il desiderio di Dio e mostrano la bellezza del Vangelo e dello stile di vita che ci propone. Così i coniugi cristiani dipingono il grigio dello spazio pubblico, riempiendolo con i colori della fraternità, della sensibilità sociale, della difesa delle persone fragili, della fede luminosa, della speranza attiva. La loro fecondità si allarga e si traduce in mille modi di rendere presente l'amore di Dio nella società. L'amore colora il grigio del mondo, e questo un po' il titolo di questa prima parte del nostro programma L'armonia della vita. Noi ora ci vogliamo fermare qualche istante per la pubblicità e poi ritorneremo con un'altra esperienza, questa volta con i nostri amici dalla Sicilia, Marco e Angela, che vi presenterò tra poco, davvero molto molto bella. Restate con noi. Eccoci ancora insieme per la seconda parte dell'armonia della vita. Dunque, con Don Vincenzo abbiamo affrontato questo bel tema dell'amore fecondo, che è un po' la linea guida della nostra puntata, in sintonia con quanto scrive Papa Francesco nel quinto capitolo di Amoris Laetitia. Allora abbiamo parlato di speranza, abbiamo parlato di fecondità, abbiamo parlato di gioia, di dono, di responsabilità, abbiamo cercato di condensare il tutto nei pochi minuti che abbiamo a disposizione, e ora io mi vorrei spostare dall'altra parte del nostro studio per aprire questa nostra finestra che vedete un po' alle mie spalle, per introdurre i nostri amici che sono in collegamento con noi da Mistretta in provincia di Messina, quindi siamo in Sicilia, li vedete inquadrati, Marco Faillaci e Angela Provenzale, buonasera e bentrovati, grazie per essere con noi. Un caro saluto. Grazie. E grazie a voi.
Allora, carissimi Marco e Angela, dunque l'amore fecondo, come avete potuto ascoltare, è il tema della nostra puntata. Noi abbiamo parlato di speranza insieme a Don Vincenzo, in maniera specifica rivolgendosi anche ai giovani che ci ascoltano e che magari hanno anche in animo di mettere al mondo un figlio, di allargare la propria famiglia. Ecco, noi ci rivolgiamo a voi perché avete un'esperienza molto bella, molto concreta, direi, da questo punto di vista. E vi partirei subito, ecco, con la domanda: con quali emozioni avete accolto il dono della vita, che è ben presente nella vostra famiglia? Lo farei dire proprio a voi. Noi abbiamo accolto la vita 6 volte, abbiamo 6 figli dai 24 ai 14 anni. Quali emozioni? Abbiamo alternato la gioia, l'entusiasmo e la preoccupazione, come è normale in ogni attività umana. Abbiamo vissuto sempre l'accoglienza come un dono di Dio. L'amore, come dice Papa Francesco, non può che essere fecondo. E il nostro amore, grazie al dono che Dio ci ha voluto fare di questi figli, è stato fecondo. Abbiamo sempre avuto queste sensazioni positive e negative, perché comunque non si nasce genitori, non si sa come accogliere i figli, piano piano si impara, il primo subisce tutte le, diciamo, le inesperienze, al sesto magari si è più bravi. Ci siamo trovati sempre ad accogliere la vita, perché la vita è stata il frutto del nostro amore e della passione. E all'inizio siamo sposati da 25 anni, quindi i primi anni sono stati quelli in cui abbiamo accolto i primi 4 figli, che sono nati molto ravvicinati, e abbiamo sperimentato la gioia anche degli altri, delle nonne, dei fratelli, di tutti, ma anche la preoccupazione. Non è normale avere più di 2 o 3 figli, e quindi qualcuno ogni tanto ci faceva sentire questa così un po' in difetto, quasi a dire: voi siete entrambi ingegneri, non sapete come si fa a non fare dei figli, oppure battute stupide del tipo: non avete la televisione. Però noi possiamo testimoniare che la presenza di questi figli è stato un grande dono di Dio, e lo è ancora, perché, come dice Papa Francesco, la vita si genera, poi si accoglie, si accompagna. Noi, diciamo, abbiamo questa fatica quotidiana dell'accompagnare i figli nei percorsi di studio, e poi anche il dovere, il desiderio di trasmettere a loro la fede, e quindi di consegnarli, come dice Papa Francesco, alla vita eterna. Per cui ci sentiamo grati di questo dono. E poi ci piace aggiungere che nella nostra storia familiare, diciamo, il volontariato si è sempre intrecciato, il volontariato per la famiglia e per la vita, con le storie concrete nostre. E Papa Francesco, nell'Amoris Laetitia, ricorda come a volte la vita non viene accolta. E questo dramma noi, come volontari per la vita, lo conosciamo bene, dell'aborto, e diciamo, in un certo senso, trattato in modo profetico da Padre Pio, siamo su Padre Pio TV, da Madre Teresa. Oggi viviamo un tempo di guerra, e loro hanno detto in modo chiaro che l'aborto è il principio che toglie la pace nel mondo. Padre Pio ebbe a dire: se ci fosse un giorno in cui non si fanno aborti, Dio donerebbe la pace in eterno all'umanità. Quindi in questo senso vogliamo ricordare, avete fatto cenno alla denatalità. Certo. La denatalità esiste non solo perché le persone non vogliono fare figli, ma perché ci sono tantissime vite che purtroppo non sono accolte. E in questo senso ciascuno di noi deve fare la sua parte per ricordare questo genocidio censurato. Senti Marco, Papa Francesco dice che la fecondità è una benedizione, una frase molto bella che ha detto in un'omelia a Santa Marta qualche tempo fa, in preparazione al Natale. Ecco, voi avete parlato anche di questo volontariato per la famiglia. Ecco, accade purtroppo che magari tante coppie non possono avere figli per tanti motivi, però il Papa dice che esiste anche una fecondità di tipo spirituale. Ecco, nella vostra esperienza voi potete raccontare
raccontarci qualcosa che ci può in qualche maniera descrivere questo tipo di aspetto che Papa Francesco ha sottolineato qualche tempo fa? Beh, noi abbiamo avuto modo in diverse occasioni di stare vicino a tante famiglie, a tante coppie. Ad esempio cerchiamo di animare assieme al parroco per da diversi anni il percorso in preparazione al matrimonio. Diciamo in questo senso noi cerchiamo, come dire, di trasferire, per quanto possiamo riuscirci, la bellezza di essere coppia, che viene ancora prima dell'essere padri e madri, perché abbiamo imparato come il primo figlio sia l'amore coniugale, è quello che la coppia deve curare, e dopo logicamente anche i figli che Dio, certo, ci dona. Don Vincenzo vuole intervenire. Sì, intanto un saluto ancora da parte mia. So che voi lavorate con il Movimento per la Vita, questa realtà molto bella in Italia, che ha avuto delle persone splendide, ricordo Casini come fondatore. Ecco, in che modo il Movimento per la Vita si può prendere cura anche delle difficoltà, soprattutto collegate anche con la sterilità, perché oggi il non poter avere figli, ecco, è, sì, anche collegato con una sterilità femminile, forse qualche tempo fa si pensava che fosse solo delle donne, e invece è in forte aumento anche quella maschile. Ecco, in che modo si può dire qualche parola di incoraggiamento anche a queste coppie? Io, diciamo, nel percorso personale, e l'abbiamo fatto insieme, sono diventata insegnante dei metodi naturali, perché l'esperienza dell'amore ti mette di fronte anche alla responsabilità dell'accoglienza dei figli. Dio non può aver messo delle persone a fare, diciamo, a procreare al suo posto senza avergli dato gli strumenti, per cui i metodi naturali sono degli strumenti atti proprio a gestire questo dono della fecondità, e questo dono oggi viene anche gestito al servizio della ricerca del figlio. Viene pensato spesso come un metodo anticoncezionale, non è così, è un metodo per il quale abbracciamo la natura e scegliamo i ritmi naturali per accogliere la vita, ma nello stesso tempo oggi c'è la necessità di aiutare le donne a trovare la strada, le donne, le coppie, per la ricerca di un figlio, e i metodi naturali in questo sono molto utili. Esistono dei protocolli proprio a sostegno di questa ricerca della maternità. Il Movimento per la Vita, assieme alla Confederazione dei Metodi Naturali, da anni stanno cercando di promuovere e di aiutare nelle varie regioni d'Italia le coppie che intendono avere dei figli, perché questi metodi a cui ha fatto cenno Angela possono essere molto utili nella ricerca del figlio. Anni fa su Avvenire è uscito un articolo su cui è stato provato, si diceva che è stato provato che con i metodi naturali assieme agli studi del centro Paolo VI per la fertilità e l'infertilità riescono ad ottenere una percentuale di figli pari a quelle della fecondazione artificiale senza avere tutte le problematiche etiche connesse a quella metodica. Bene, dunque questo è anche un altro argomento importante, Don Vincenzo, che ovviamente ci proponiamo anche magari di affrontare in maniera anche più sistematica nelle prossime settimane. Io vorrei chiudere l'incontro con Marco e con Angela, visto che voi avete anche fatto accenno a questa, chiamiamolo, questo coinvolgimento della vostra famiglia per quanto riguarda poi l'accrescimento della stessa. Mi sto riferendo ovviamente agli amici, ai nonni, ai parenti che in qualche maniera, ecco, vi hanno anche aiutato a tirar su la famiglia. Ecco,
Quale può essere l'importanza di questo, di queste figure, ecco, che circondano le nostre famiglie, nelle famiglie numerose presumo siano, ecco, più che fondamentali e indispensabili, però ecco, ognuno di noi può vantarsi, ecco, di avere a fianco amici, parenti che in qualche maniera possono aiutare. Quando i bimbi erano piccoli e io lavoravo e Marco pure, le nonne sono state delle, diciamo, fondamentali, perché aiutavano, avevamo sei figli, tre andavano da una, tre dall'altra, e quindi il pranzo lo facevano lì. Cioè la famiglia non è solo costituita dai genitori e dai figli, ma anche da questa famiglia allargata, le nonne, gli zii, i fratelli, e diciamo, già la famiglia numerosa impone di sperimentare quello che è la fraternità, queste relazioni profonde, anche concrete, che passano attraverso l'aiuto semplice e concreto. Noi l'abbiamo sperimentato, abbiamo anche sperimentato. In questo senso, certo, la famiglia allargata, a noi ci piace dire che Don Vincenzo ha fatto riferimento a Carlo Casini, diciamo, è una delle persone che noi sentiamo, abbiamo sentito come padre e anche come fratello, assieme ad altri amici, sacerdoti e altri che ci hanno accompagnato nel cammino. Allora, e poi la Chiesa, sì, vai, è stata vicina, ecco, non possiamo dire, noi siamo cresciuti dentro la Chiesa e continuiamo a viverci come, con il sostegno anche del parroco, dei sacerdoti che conosciamo, di tanta comunità che ci è vicina. Magari ci faceva le battute, ma oggi quando ci vede dice: che bella soddisfazione questi ragazzi così grandi che vi circondano. Quindi per tutto dobbiamo ringraziare Dio senza stancarci. Allora, prima di salutarci, vi inviterei ad ascoltare con noi le parole di Papa Francesco lette dalla nostra Anna Maria Salvemini, e poi possiamo congedarci. Ascoltiamo insieme il Papa. I figli sono un dono. Ciascuno è unico e irripetibile. Un figlio lo si ama perché è figlio, non perché è bello o perché è così o cos'ha. No, perché è figlio. Non perché la pensa come me o incarna i miei desideri. Un figlio è un figlio. L'amore dei genitori è strumento dell'amore di Dio Padre, che attende con tenerezza la nascita di un bambino, lo accetta senza condizioni e lo accoglie gratuitamente. Allora, io direi che possiamo condensare il nostro breve incontro con Marco e Angela dalla bella Sicilia con queste parole di Papa Francesco lette dalla nostra Anna Maria Salvemini e tratte da Moris Letizia. Io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie di cuore. Grazie a voi per questo servizio. Un caro saluto e viva la vita e viva la famiglia. Grazie, anche Don Vincenzo si associa ai saluti. Noi ora ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e poi ritorniamo ancora qui con un'altra esperienza, come dicevo all'inizio, questa volta dalla diocesi di Assisi. Eccoci insieme per l'ultima parte del nostro programma. Dunque, come vi dicevo, ci colleghiamo con Assisi e in maniera specifica con Cinzia Masciotti, che è la segretaria di Famiglie del Vangelo. Una bella esperienza che ora vi raccontiamo insieme. Buonasera Cinzia, ben trovata. Grazie per essere con noi. Buonasera a voi. Allora, voglio subito salutare Don Jean-Claude Azoumé, che è il vicario generale della diocesi di Assisi, che doveva essere presente insieme a noi questa sera, però purtroppo, ecco, un breve, speriamo, raffreddore, ecco, gli ha impedito di essere qui con noi, però comunque parleremo di questa bella esperienza. Famiglie del Vangelo, Cinzia, allora io partirei da questa espressione. Cosa vuol dire, che cos'è e cosa fate? A te la parola. Grazie. Allora, Famiglie del Vangelo innanzitutto significa essere famiglia spirituale e avere al centro la parola di Dio.
Faccio un pochino riferimento anche a quello che avete detto prima, no? L'importanza, come dicevano anche Angela e Marco, la coppia che avete sentito sì. prima, l'importanza del fare rete. Quindi ecco, questa famiglia spirituale è un fare rete di persone, un supportarsi e condividere le esperienze di vita tenendo al centro di questa esperienza la parola di Dio. È un'esperienza che si fa nelle case e diciamo che si è capovolta un pochino la sì, la logica potremmo dire anche tante la volte. Logica esattamente, normalmente uno va in chiesa per ascoltare e accogliere la parola di Dio, in questo contesto la parola di Dio viene portata nelle case, si legge il brano del Vangelo, si commenta tramite un servizio che viene offerto dalla diocesi, e insieme si fa revisione di vita. Ecco, questo fare revisione di vita significa proprio mettersi a tu per tu con l'altro in base a quella parola che il Vangelo ti ha fatto emergere dal cuore. Ascolta Cinzia, a me piace molto della diocesi d'Assisi l'esperienza nell'ambito della famiglia, siete davvero molto attivi da questo punto di vista, noi stiamo conoscendo un po' anche tante realtà italiane, la vostra spicca in maniera particolare, la vostra nello specifico mi piace molto perché risponde davvero quasi fosse una definizione di quello che Papa Francesco dice che, della Chiesa, che sia auspicando ovviamente famiglia di famiglie. Ecco, c'è anche una vicinanza, potremmo dire, tra questa rete che si viene a creare e che poi in qualche maniera è portata anche a dare al di fuori il messaggio del Vangelo stesso. E sì, diciamo questo essere famiglia di famiglia significa un pochino rinnovare la pastorale parrocchiale, strutturare la parrocchia in tante piccole famiglie spirituali in modo che tra loro interagiscono e arricchiscono il tessuto parrocchiale, perché da queste famiglie poi magari possano nascere anche catechisti, lettori, animatori della liturgia, diciamo una cosa che cerca di coinvolgere gli uni gli altri. Don Vincenzo. Sì. Sono Don Vincenzo e ci sentiamo e volevo riproporre una piccola parte del numero 196 di Amoris Laetitia, dove Papa Francesco scrive così: in tale ambito, l'ambito è quello della comunità coniugale e familiare, si inseriscono anche gli amici e le famiglie amiche ed anche le comunità di famiglie che si sostengono a vicenda nelle difficoltà, nell'impegno sociale e nella fede. Ecco, qualche esperienza anche di questa condivisione delle difficoltà, dell'impegno sociale nella vostra comunità? Esattamente quello che ha detto è la sintesi di quello che intenderemmo noi con le famiglie del Vangelo. Diciamo che prima, anche quando Angela e Marco dicevano l'importanza di parenti che ti aiutano quando hai bambini piccoli, di famiglie vicino, amici, è proprio questa la ricchezza della condivisione. Racconto una breve testimonianza, diciamo, vissuta nella nostra parrocchia. E c'era una signora molto anziana e anche molto sola. Attraverso la visita del sacerdote per portare l'Eucarestia è emersa questa realtà. Una famiglia, una piccola famiglia del Vangelo della parrocchia, venendo a sapere di questa realtà, se ne è fatta carico e da lì è nato un rapporto bellissimo di vicinanza e di sostegno reciproco. Adesso questa persona purtroppo non c'è più, ma la famiglia è stata vicino a questa signora ogni istante, soprattutto in questi ultimi 2 anni di Covid, dove la solitudine ancora di più è stata sentita per via dell'isolamento e diciamo anche il fatto che essendo molto anziana non è che riusciva ad usare i mezzi tecnologici come possiamo usare noi, quindi ecco questa difficoltà di incontrarsi fisicamente in qualche modo è stata sopperita, ecco, da questi fratelli che hanno fatto di tutto per lei. Questo è solo un piccolo esempio, insomma.
Ed è interessante questo aspetto, Cinzia, perché la cura, la vicinanza, la solidarietà in qualche maniera contraddistinguono la vostra azione. Tu ci hai descritto questo, ci hai dato questo aneddoto, insomma, questa testimonianza, però ce ne sono anche tante altre e mi vorrei collegare anche a quelle famiglie che sono in difficoltà perché magari stanno per separarsi oppure vivono al loro interno delle fragilità che, insomma, in qualche maniera ne inficiano un po' il cammino. Voi da questo punto di vista come intervenite? Forse la parola intervenire, il verbo intervenire è troppo, ecco, come dire, rude nel suo significato. Ecco, io presumo che ci sia anche una sorta di accompagnamento, diciamo, soft da questo punto di vista, più un affiancamento, ecco, diciamo così. Sì, sì, come hai detto, più che altro è un stare vicino, un sostenere la persona nel momento della difficoltà. E tant'è che in questo percorso, diciamo, fanno parte sia persone, ecco, coppie, che persone che si trovano in un momento di difficoltà di coppia, oppure anche separati, che magari fanno difficoltà ad avvicinarsi perché si sentono in una condizione un pochino particolare. Quindi, diciamo, il nostro è più un compito di vicinanza proprio affettiva anche, oltre che pratica, no? Che può essere un sostegno pratico. Ecco, io direi allora, perché la regia giustamente mi ha suggerito il tema della puntata, l'amore fecondo, io direi, l'abbiamo detto all'inizio anche con Don Vincenzo, ecco, la fecondità si esplica anche in questo modo, con la vicinanza, l'accompagnamento, con l'affiancamento, ecco, con lo stare vicini nei momenti di difficoltà. Prima di lasciarci e di chiudere la puntata, Cinzia, ecco, vorrei aprire una brevissima finestra sul sinodo dei vescovi che stiamo celebrando in vista anche del mese di ottobre. Si è conclusa la prima fase, quella dedicata all'ascolto. Ecco, voi cosa state ricevendo dalle famiglie in tal senso? Ecco, diciamo che in questo percorso che stiamo facendo dal punto di vista del sinodo, una delle realtà che ha risposto di più a questa chiamata sono proprio le piccole comunità, che hanno voluto dare il proprio contributo. L'ascolto è una delle basi della relazione. Se non ci si mette in ascolto, non si riesce neanche a fare relazione, no? Quindi ogni relazione parte dall'ascolto. Bene. Benissimo. Allora, Cinzia, noi ti ringraziamo per essere stata con noi, per averci descritto un po', ovviamente per il poco tempo a disposizione che abbiamo, questa bellissima esperienza che invitiamo a visitare anche attraverso i vostri contatti su internet. Basta cercare, ecco, sui motori di ricerca Famiglie del Vangelo Assisi e si aprirà, ecco, tutto il vostro mondo, come anche accade per le altre realtà. Allora io riprendo il centro dello studio e saluto Don Vincenzo e ti ringrazio ancora una volta per essere stato con noi. A te. Grazie Cinzia, se ci sei ancora, e speriamo di risentirci presto. Grazie. Restituisco allora la linea alla regia. Con tutti voi ci rivediamo venerdì prossimo per una nuova puntata di L'Armonia della Vita. Buona serata a tutti, grazie.